Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la politica perché si terrà martedì prossimo alle 10.30 il primo consiglio regionale dell'era Marco Marsiglio. Ieri dopo l'ufficializzazione della giunta, prima riunione dell'esecutivo a Palazzo Sillone all'Aquila, nel frattempo però restano i mal di pancia all'interno della maggioranza, per molti delusi dalle scelte legate agli assessori. Difficile il percorso della larga giunta promesso dal presidente Marsiglio. Il servizio di Paolo Renzetti, vediamo. Dietro i sorrisi e le pacche sulle spalle per la soddisfazione di aver concluso almeno al momento l'iter di formazione della nuova giunta regionale di centrodestra, si nascondono ancora dei mal di pancia per qualche deluso a seguito delle scelte per l'esecutivo che in buona parte sono state operate a Roma, come era accaduto per l'indicazione di Marco Marsiglio presidente. Ad esempio nella Lega Pietro Quaresimale era sicuro di avere in tasca la delega al turismo che reclamava per il suo percorso amministrativo e per il risultato elettorale ottenuto con 8.700 preferenze. Ed invece è rimasto a bocca asciutta. Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale della Lega, però getta acqua sul fuoco assicurando che il partito saprà ricompensarlo. È chiaro che essere stati candidati nella Lega è stato un privilegio. Essere oggi consigliere regionale deve essere un onore per chi è stato comunque eletto nelle liste della Lega. Ci può stare anche qui una condizione, una situazione di una leggera delusione, di amarezza, ma la presenza di Pietro Quaresimale qui stasera penso che fughi ogni dubbio sul fatto che non c'è assolutamente nessun problema. Pietro è a disposizione del partito e, come lei giustamente ha detto, poi la Lega in qualche modo premia anche il merito. La promessa ribadita anche dal presidente Marsiglio è che si provvederà ad un allargamento della giunta da 6 a 8 assessori, sottosegretario compreso. Un percorso però che potrebbe infrangersi contro la legge e contro il taglio ai costi della politica e che quindi per questo è molto difficile e per nulla immediato. Quindi una possibile via di uscita potrebbe essere quella della cosiddetta staffetta tra assessori a metà mandato, un rimpasto che accontenti chi è rimasto escluso. Al di là di tutto, la prima vera prova sulla tenuta delle cuciture della maggioranza sarà il voto sul presidente del Consiglio regionale. Se Lorenzo Sospiri, Forza Italia, otterrà il plenum dei voti di maggioranza 18, così come auspica Marsiglio, vorrà dire che nonostante i musi lunghi di Azione Politica e UDC, il centrodestra resta compatto. Altrimenti, se uno tra Azione Politica e UDC o entrambi dovessero passare al gruppo misto, potrebbe determinarsi un serio problema di numeri in Consiglio, con due voti che si andrebbero ad aggiungere ai 13 dell'opposizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Al di là dei retroscena, tutti da verificare alla prova del Consiglio regionale già da martedì prossimo, ieri c'è stata la prima giunta informale nel quale è stato già deciso un primo atto, il bando per reperire il nuovo direttore generale che vada a sostituire Vincenzo Rivera. Tra gli assessori per Fratelli d'Italia c'è Guido Liris, ex assessore del Comune dell'Aquila, a lui il maggior numero di deleghe molto complesse, tra cui quella al bilancio. Le mie deleghe sono molto complesse perché vanno da una macchina organizzativa tutta interna alla regione, personale, bilancio, ragioneria, patrimonio, quindi la macchina della regione, il suo funzionamento, le sue articolazioni, che è stata mortificata anche dalla gestione d'Alfonso, quindi la gestione uscente. E quindi c'è tanto da risanare da questo punto di vista, e poi c'è un mondo esterno relativo alle aree interne, relativo al cratere, relativo a tutto quello che compete sport, impianti sportivi e anche gli strumenti della conoscenza e le partecipate, che è un mondo tutto da disciplinare, da governare. È una sfida importante, una sfida certamente difficile, ma non ci manca né la forza, né l'entusiasmo, né l'ambizione e né la voglia di dimostrare che tanti cittadini che hanno creduto nel cambiamento e anche nella capacità del sottoscritto di poter rappresentare un territorio, in questo caso con la delega e con l'assessorato tutta la regione, c'è la volontà di dimostrare che non abbiano sbagliato e che possano contare su un punto di riferimento all'interno di questa struttura. Lei prima parlava della delega alle aree interne che hanno sofferto negli ultimi anni, ci sarà da ripartire soprattutto da qui? Ma c'è un discorso da fare, non certo in maniera dicotomica nei confronti
confronti della costa, non c'è nessuno scontro da portare avanti. C'è una regione che deve essere trattata tutta quanta allo stesso modo, che possa avere le stesse opportunità per tutti i cittadini di tutte le province, con particolare riflessione rispetto a quelle che sono oggettivamente delle difficoltà che chi sta nell'entroterra vive rispetto alle zone costiere, laddove evidentemente il fatto di avere l'alta velocità, la ferrovia, l'autostrada, il mare, un porto, un aeroporto può costituire già di suo una ricchezza, a differenza di zone interne spesso montane dove condizioni climatiche ma anche infrastrutturali sono proibitive e che chiaramente pretendono un'attenzione. Cronaca adesso, si susseguono i controlli della Polizia di Stato al Ferro di Cavallo di Rancitelli a Pescara, dove è stato sequestrato un fucile. Sequestrato un fucile a canne mozze, i poliziotti con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco hanno dato corso ad una serie di perquisizioni che hanno per lo più interessato gli spazi comuni del fabbricato, ispezionando in particolare un locale tecnico regolarmente chiuso al civico 171, gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto, ben occultato dietro ai serbatoi dell'autoclave, un fucile a canne mozze calibro 12, privo di munizioni, al quale erano state tagliate parte delle canne e del calcio in legno, in modo da ridurne l'ingombro. L'arma sequestrata dai poliziotti, un fucile sovrapposto di marca Benelli, non risulta provento di furto e sono in corso accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei fatti. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Pescara, Marina Tomolini. Ancora cronaca, avrebbero fruttato sul mercato circa 30.000 euro gli oltre 2,5 kg di marijuana sequestrati dai carabinieri della compagnia di Lanciano ad un albanese di 26 anni residente ad Altino, che è stato arrestato. Il servizio. Enea Delimurati, 26 anni, albanese, residente ad Altino in località Selva, è stato arrestato dai carabinieri del nord di Lanciano. Aveva 2,5 kg di marijuana pronta per essere spacciata sul mercato frentano. L'operazione giunge dopo risultati di controlli effettuati nel periodo di carnevale, in cui i carabinieri della compagnia di Lanciano, diretti dal capitano Vincenzo Orlando, hanno approfondito accertamenti relativi al rinvenimento delle sostanze stupefacenti durante specifici servizi antidroga. Le verifiche successive del nucleo operativo radiomobile, guidati dal tenente Massimo Canale, hanno permesso di individuare Delimurati, che ha precedenti di polizia per spaccio di droga. Le dosi erano confezionate sotto vuote in buste di cellofan. I militari hanno trovato anche 6 ovuli di hashish per 100 grammi complessivi. Lo stupefacente avrebbe potuto garantire un introito di oltre 30.000 euro. Il giovane è stato condotto in carcere a Lanciano. L'accusa nei suoi confronti è di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato anche telefonino e schede. Le indagini proseguono per risalire agli acquirenti e ai fornitori. E oggi è anche 8 marzo, festa delle donne, allora il famoso dipinto della collezione Lemme, Giuditta e Oloferne, attribuibile ad Orazio e Artemisia Gentileschi, resterà in esposizione a Teramo nei saloni di Palazzo Melatino da oggi fino al 17 marzo, un'iniziativa della Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo in sinergia con l'Università San Raffaele di Roma e la Fondazione Tercas. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Giuditta è una ragazza, è, diciamo così, una figura fragile nel racconto e lo è anche nel nostro quadro e in generale in quasi tutti i quadri che rappresentano questo episodio. In questo caso però il quadro è fatto in un modo tale da far pensare a chi guarda che effettivamente Giuditta sia soprattutto un'eroina e non un'assassina. Tra l'altro nel quadro è la fantesca che tiene la spada, porta la spada che di fatto nel racconto è stata usata da Giuditta, ma Giuditta nel quadro è rappresentata come una figura in realtà assolutamente pacifica, di suprema calma e tranquillità, che sono proprio i sentimenti del vero vincitore in generale, cioè di colui o colei che vince senza in realtà infliggere
il male o terribili pene agli avversari. La Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo in questi ultimi 2 anni in particolare si è impegnata contro la violenza sulle donne. Quest'anno invece abbiamo dato nella nostra campagna di sensibilizzazione un taglio più artistico. Abbiamo chiesto al professor Fabrizio Lemme, che è il più grande collezionista italiano d'arte, di concederci l'esposizione nella nostra città di una sua opera che fa parte della sua collezione privata, Giuditta e Oloferne, attribuibile a Orazio Gentileschi e o a sua figlia Artemisia. Questa sera qui in fondazione, perché la Fondazione Tercas ha ospitato questo evento, ha aperto le sue porte a questa iniziativa insieme all'Università San Raffaele di Roma, che ha reso concreto questo evento, approfondiremo la figura di Giuditta. Giuditta eroina o assassina feroce senza scrupoli? Un dipinto che è arrivato qui grazie alla collaborazione, alla sinergia tra enti e istituzioni, quindi tra l'Università San Raffaele di Milano, la Fondazione Tercas chiaramente e il Comitato Pari Opportunità che ha promosso l'iniziativa. Chiaramente il ringraziamento più ampio va al professor Avvocato Lemme, il collezionista privato che ci ha concesso in uso per 10 giorni, prelevando dal suo caveau questo dipinto di Giuditta Oloferne. Partono da Lanciano e dalla storia delle tabacchine lancianesi e dalla loro battaglia a difesa del lavoro, le celebrazioni per il centenario della CGIL di Chieti. Le manifestazioni attraverseranno tutta la provincia teatina per terminare proprio a Chieti il prossimo 6 luglio. La CGIL di Chieti compie 100 anni il prossimo 6 luglio, ma iniziano già da oggi, 8 marzo, festa della donna, le celebrazioni di un secolo di impegno e di lotte nel contesto sociale ed economico della provincia teatina. Per raccontare il passato con lo sguardo volto dritto al futuro, la Camera del Lavoro di Chieti ha promosso un ciclo di iniziative dove il ricordo di alcuni episodi e momenti salienti della vita del sindacato e della provincia accompagnerà un confronto sui temi dell'attualità. A Lanciano, nella casa di conversazione in piazza Pelbiscito, si è svolto un incontro con gli studenti e con Ivana Galli della segreteria nazionale della CGIL e del segretario generale CGIL Chieti Germano Di Laudo, alla presenza del sindaco Mario Pupillo, per ripercorrere la vicenda delle tabacchine lancianesi e della loro battaglia a difesa del lavoro. Quando c'è la crisi, quando non c'è lavoro, quando i diritti vengono messi in discussione, è chiaro che le donne, che sono il soggetto più fragile del mercato del lavoro, ma anche del contesto più complessivamente, sono quelle che subiscono maggiormente. E rispetto al fatto che non c'è una programmazione, non c'è un'idea di paese, non c'è un'idea di quale futuro in questo paese, non c'è, come dire, un'idea anche di quali investimenti si metteranno in campo per fare in modo che il lavoro riparte il lavoro con diritti, il lavoro di qualità, noi siamo preoccupati per il futuro delle donne, dei giovani e delle donne. Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina poco prima delle 11:30 a Manopello Scalo, dove un 60enne del posto, mentre si trovava sopra una scala, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di 4-5 metri riportando un politrauma. Al momento dei soccorsi operati dai sanitari del 118 di Scafa, l'operaio era cosciente. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara. Si sta ricostruendo ovviamente l'accaduto. Sabato 18 marzo i consiglieri comunali di Pescara, Massimiliano Pignoli e Riccardo Padovano, passeranno ufficialmente all'UDC. Ai nostri microfoni il consigliere Pignoli spiega così la sua decisione. A questo punto manca solo l'ufficialità, Massimiliano Pignoli approderà prossimamente, nei prossimi giorni, al gruppo UDC assieme a Riccardo Padovano, è così? E non solo, direi, ci sono anche altri contatti, il partito dell'UDC ci ha chiamato, siamo stati a Roma, abbiamo insomma aperto un dialogo, non è ancora sicuro nulla, per sabato 18 faremo una grande convention dove probabilmente si annunceranno delle novità. Novità che potranno essere anche di non adesione all'interno dell'UDC, stiamo ragionando ancora su alcune questioni, l'unica verità è che il sabato prossimo vedrete quanta gente riempirà la sala del Consiglio Comunale, quanta gente è vicino al consigliere Pignoli e al consigliere Padovano. Consigliere Pignoli e il consigliere Padovano che a questo punto passano dall'altra parte nel centrodestra.
Ma io sono all'opposizione, lo ero formalmente da 5 anni a questa parte, pur sedendo nei banchi della maggioranza, tant'è vero che l'ultimo bilancio non l'ho votato, non ho partecipato agli ultimi consigli comunali, sono stato molto critico e sempre critico nei confronti di questa maggioranza che ha detto di fare qualcosa e poi in realtà ha fatto altro. E riguardo ad esempio la cura delle periferie, all'impegno dell'assessore alle politiche sociali, voglio ricordare a tutti voi che una delle azioni mirate per quanto riguarda le politiche sociali le ha fatte il sottoscritto insieme al collega Teodoro e riguarda praticamente il progetto Mi Impegno per Pescare. Non è venuta mai una proposta dall'assessore alle politiche sociali, quando oggi come oggi io ritengo che le politiche sociali siano veramente l'assessorato più importante vista la crisi che stiamo vivendo oggi in Italia. Come si è lasciato con Gianni Teodoro, con Pier Nicola Teodoro? In ottimissimi rapporti, sono signori della politica, hanno capito la mia difficoltà. Voi ricordate che 6 anni fa io ho ricevuto un esposto e per un semplice esposto io sono stato messo all'angolino e nonostante sia stato il terzo più votato in consiglio comunale non sono stato neanche premiato da questo sindaco. Hanno accolto le mie recriminazioni e ci siamo lasciati da buoni amici, perché poi da signori nella vita ci si rincontra sempre. Rimaniamo a Pescara, dove Legambiente ha presentato oggi i dati sulla qualità dell'aria che mostrano punti sopra i limiti, soprattutto in Viale Bovio. Sul fronte della sostenibilità, grande il lavoro fatto da RFI. Vediamo. Si chiude oggi la 3 giorni del treno di Legambiente a Pescara, 3 giorni per parlare di ambiente, di sostenibilità e anche di qualche dato che è uscito fuori e che riguarda proprio la nostra regione. Presidente, qual è la situazione? Sì, abbiamo fatto un monitoraggio col treno verde sul comune di Pescara, abbiamo attenzionato 8 punti con i nostri volontari, 2 hanno registrato dei picchi alti, sono realtà che conosciamo, in modo particolare Viale Bovio, questo per dire che c'è sempre più necessità di dare spazio ai temi proprio del treno verde di quest'anno, che parlano di mobilità sostenibile, di ridisegnare una città che metta al centro il servizio pubblico e la qualità della vita dei cittadini, perché non ci possiamo più permettere 60.000 morti l'anno dovuti all'inquinamento e soprattutto perché proprio ieri è intervenuta il deferimento da parte dell'Italia alla Corte Europea, quindi l'ennesima infrazione che ci costerà milioni di euro proprio per la qualità dell'aria. Dobbiamo cercare di accelerare su questi processi, perché avere a che fare col biossido di azoto significa avere a che fare con un elemento che deriva dalla combustione. Anche accelerare nel passaggio verso l'elettrico ci aiuterà in questa direzione. Per noi la sostenibilità ambientale è un tema importantissimo, soprattutto è una leva che ci consente di pensare ad uno sviluppo dell'infrastruttura, della mobilità su ferro, dell'uso del mezzo pubblico e anche delle fonti rinnovabili. Noi abbiamo diversi interventi sulla rete nazionale, sia per la mobilità dei viaggiatori che per la mobilità delle merci. Abbiamo già svolto importanti lavori in 6 stazioni della regione Abruzzo per un importo di 24 milioni e mezzo di euro. Abbiamo già avviato delle attività per Giulianova, le avvieremo per presto anche per Vasto San Salvo e completeremo le attività anche all'interno della stazione di Pescara Centrale in un biennio complessivamente per la parte restante che ho citato 2019-2020 per un ulteriore importo di 15 milioni di euro. E adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente partiamo dalla Serie B e dal Pescara, seduta di rifinitura al centro Vestina di Montesilvano per i biancazzurri che domani alle 15 sfideranno al Pier Cesare Tombolato il Cittadella con la direzione di gara di Pezzuto della sezione di Lecce. Nessun giocatore infortunato ha recuperato, fuori causa Ugo Campagnaro al pari di Antonio Balzano, anche fuori Brugman, Canutè ed Elisalde. Marras è squalificato e Sottil vince il ballottaggio con Melegoni per la sua sostituzione nel ruolo di trequartista. In difesa torna Del Grosso sulla sinistra, reparto completato da Ciofani a destra, Gravillon e Scognamiglio saranno invece i 2 centrali. Il tecnico Beppe Pillon cerca il colpaccio vicino casa, ma non vuol sentir parlare di Serie A diretta. Lo ascoltiamo nella conferenza stampa pre-gara. Ma io devo guardare a quelli che vanno, io sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo e farà sicuramente bene, darà il 101%, perché
saranno vogliosi di dimostrare, perciò purtroppo non ci sono, però dobbiamo guardare a chi c'è. Io sono convinto che chi c'è farà la sua partita. Allora, Sottili più fase offensiva. Infatti, la fase di non possesso, cosa... La fase di non possesso deve sacrificarsi, perché noi, come fa Maras, dobbiamo, come fosse un centrocampista, nel senso che quando sei a fase di non possesso tu devi essere a 2000 all'ora a recuperare la palla, a fare quei movimenti che proviamo in allenamento nella fase difensiva, soprattutto perché loro hanno un giocatore come Iori che è molto bravo nella fase di impostazione gioco, è quello che dà i tempi alla squadra, è la mente della squadra. È una squadra che secondo me va sempre presa con le pinze, perché l'ha dimostrato a Brescia, dove ha vinto meritatamente. Io ho visto la partita, ha fatto una grandissima partita, perciò sappiamo cosa ci aspetta. Una partita molto intensa, di grande ritmo, non dobbiamo perdere palle in uscita, perché loro sono assatanati nel recupero palla e nel ripartire in tanti uomini. Perciò dovremmo stare molto attenti nelle uscite di gioco e al loro ritmo, alla loro aggressività, che è la loro arma migliore. Non dobbiamo mollare una palla, nel senso che quelli sono proprio bravi in questo. Perciò noi sul piano del ritmo, dell'aggressività, della pressione, dobbiamo viaggiare a pari livello con loro, sennò diventa una partita difficile. Adesso siamo arrivati nel momento chiave del campionato, questo sì. Ma non solo per noi, per tutte le squadre. No, credici pure, perché io non faccio sti conti qua, perché se ti dico che non so neanche quali sono quelli di playoff, la media è quella che dobbiamo fare, perciò, perché so che non devo ragionare in questo modo qua, io devo ragionare in modo diverso. Se cominci a far calcoli non vai in nessun posto, secondo me. I conti si fanno sempre alla fine e io sono abituato così, non li faccio adesso, li faccio alla fine del campionato, dico abbiamo fatto bene, abbiamo fatto meno bene, dipende dal finale. Cioè, quello che è stato, abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro fino adesso, però dobbiamo far bene anche da qui, in queste ultime 10 partite che sono determinanti. Ieri pomeriggio il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è tornato all'Università di Teramo, Ateneo, nel quale è stato docente in passato. Gravina ha ricordato la figura di Luciano Russi, ma ha parlato anche di temi che riguardano la Serie C, la Lega, di cui è stato presidente fino a qualche mese fa. Lo ascoltiamo al microfono di Ania Cantagalli. Presidente, oggi torna a casa non solo per l'Abruzzo in sé, ma anche perché torna a Teramo, all'Università di Teramo. Beh sì, io ho ancora una stanza lassù, quindi diciamo che è casa mia, è casa, l'ho vissuta con grande piacere, abbiamo lanciato tantissimi messaggi, tantissime speranze a tanti ragazzi, a tanti giovani, e tanti di quei ragazzi oggi sono impegnati nel nostro mondo, e questo credo che lo devo io a Luciano, ma credo anche tanti ragazzi devono a Luciano Russi questa splendida intuizione. Luciano per me è stato un riferimento importantissimo nella mia vita sportiva, nella mia vita culturale, nella mia vita lavorativa e soprattutto nei miei affetti, perché Luciano ha rappresentato uno degli affetti più importanti, più sostanziali nel mio percorso. Ma io non sono deluso dalla Serie C, oggi è un momento difficile. Il calcio è lo specchio della vita sociale del nostro paese e quindi proietta tutto quello che raccoglie, tutto quello che la società civile vive anche in altri settori. C'è molto da fare, è chiaro che il primo livello del professionismo italiano che si vive in Lega Pro oggi è un livello professionistico basato sul volontariato, sulle risorse esclusive dei suoi dirigenti, e questo pesa tantissimo, e non a caso parliamo sempre di ricerca di un equilibrio nella sostenibilità. Quindi io non sono deluso, sono amareggiato per il fatto che si fa poco per trovare contenuto a quel concetto di sostenibilità che tutti annunciano, tutti predicano, ma che nessuno si impegna realmente a realizzare o a centrare. Ma Lucchese e Cuneo hanno pagato, stanno pagando, non
possiamo prevedere quello che succederà da qui a 20 giorni, un mese. Considerate che siamo a 8, 9, 10 giornate alla fine del campionato, non mi sembra che ci siano presupposti per esclusione in questo momento. Teramo, anche il secondo club professionistico in Abruzzo, se ha più sentito il presidente Campitelli, sta ancora cercando di allargare la base societaria come quando lei era ancora presidente di Lega Pro. Quindi mi chiede un contributo, no, di idee o... chiedo se vuole dare, no, un consiglio al presidente. No, è che Luciano non ha bisogno delle mie idee, è abbastanza esperto e soprattutto è una persona che va sostenuto, perché, ma non perché è Luciano Campitelli. Trovare oggi un presidente con tanta storia, che ha voglia ancora di investire in un mondo che si rivela sempre più complicato, difficile, credo che bisognerebbe stendergli i tappeti rossi e farlo prigioniero in quella società, perché credo sia fondamentale e importante proseguire per quella strada. È davvero difficile trovare alternative. E ieri era presente anche il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico. Alla vigilia, peraltro, dei 4 match decisivi per il Diavolo, il dirigente guarda con fiducia la prima trasferta di Bergamo contro un avversario temibile come l'Albino Leffe. Lo ascoltiamo. Primo di 4 scontri diretti che molto diranno sul futuro del Teramo, domenica a Bergamo contro l'Albino Leffe, il primo di questi. Sì, iniziamo questo ciclo fondamentale, diventa questo un periodo fondamentale per questo finale di campionato, quindi partiamo da Bergamo e dobbiamo veramente tirar fuori il massimo già da questa partita. È normale che è stata una sconfitta pesante perché non meritavamo, perché è stata una partita brutta contro un avversario che non ha probabilmente fatto granché per vincere la partita, ma purtroppo l'abbiamo persa, dobbiamo voltare pagina e ci siamo già rigenerati e ricaricati per la prossima. E Rimini a parte, magari altre poche uscite, fino a questo momento il Teramo ha dimostrato qualche difficoltà negli scontri in salvezza. Secondo lei è cambiato qualcosa? Ma nell'ultima trasferta di Ravenna, comunque contro un avversario che ha qualche punto in più di noi, ma era comunque partito per salvarsi. Abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo riprendere da quella, e così come abbiamo fatto in qualche altra trasferta poi dove non abbiamo raccolto quello che meritavamo, insomma siamo fiduciosi che possiamo fare bottino pieno. E 4 scontri diretti, quanti punti spera o pensa che Teramo possa fare per stare poi tranquilli? Io direi di ragionare di una partita alla volta, perché poi ogni partita ci può dare l'entusiasmo giusto per affrontare quella successiva. Quindi andiamo a Bergamo contro un avversario che è in grande fiducia e in grande salute, e poi ragioneremo sulle prossime. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. Prossima edizione del TG6 alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.